Ragazzi, bentornati finalmente con questo video dedicato a Radical Red. Oggi continuiamo a grande richiesta la serie su questa fantastica, per modo di dire, Acrom, però in modo diverso. Infatti adesso il gioco lo giocherò in diretta sul canale Viola, link in descrizione perché oggi alle 17 continuiamo, mi raccomando. Quindi il gioco non lo giocherò più in solitaria, ma in stream sul canale Viola, insieme a voi. In questo video affronteremo un sacco di battaglie veramente complicate, quindi vi invito a supportarlo veramente tantissimo con un mi piace per farvi sentire, un commento con la vostra opinione e ovviamente seguitemi sul canale Viola perché oggi alle 17 continuiamo e cercheremo di battere Koga. Ragazzi, vi lascio al video, supportatelo, buona visione. Squadra, la squadra mettiamola qui, almeno è già presente. Ragazzi, la squadra è sempre la stessa dello scorso video, che è uscito domenica, quindi se non l'avete visto dopo potete in caso recuperarlo. Vi fate questa doppietta perfetta. Sapete cos'è? Che come nelle palestre, come vi ho detto nell'ultimo video, cioè gli allenatori sono scarsi. Poi arrivi al personaggio principale ed è un bestione gigante. Veramente, un bestione gigantesco che non si fa sconfiggere, tipo Giovanni. Dai, sarà una cosa fuori dal normale, veramente. Ci siamo, ecco Nidoking. Nidoking al 45. Ok. Ok, Nidoking non è proprio l'ideale, eh. Sapevo io che faceva qualcosa. Sapevo. Perfetto, perfetto. Vabbè, è praticamente una divinità sto coso. Vabbè. È una divinità. Per me perderai. No, perché? Perché perderò? Guarda, critical. Non è critical. Guarda che mette Rhyperior, guardalo, eh. Guardalo che lo mette. Guarda che roba incredibile. Ho perso, non ho più mosse. Ragazzi, questa è l'infamata di questo gioco. Ok, uomo. Allora, ti prego, adesso rimani paralizzato. Io ti tolgo un po' di difesa, giusto un pochino, te la prelevo. Ti prego, rimani paralizzato però, non continuare a boostarti, per favore. Io me l'aspetto prima o poi sta cosa. Vediamo. Bene. Quasi quasi. E via. Ok, ce l'abbiamo fatta. Pensavo peggio. Cioè, l'ho anche abbastanza messo a dormire in poco tempo, comunque, Giovanni. Beh, ce ne possiamo già andare. La cosa mi sorprende. Preparati alla Sylph. E niente. Praticamente è finito un problema, ne spunta subito un altro in sto gioco. Ah beh, hai capito? No, ma io devo mettermi a farmare veramente al casino. Oddio. Tutti gli pseudo leggendari praticamente, o quasi. Mo' prendo la mega pietra, sarà mega Gengar sicuro, dai. No, niente. 0,25. Però adesso mi faccio un po' di soldi. Ecco il mio piano malvagio. Sapete che faccio? Mi piglio un po' di soldi. Un po' di soldi con queste battaglie. Poi vado al casino e gioco i miei soldi. Ovviamente non fatelo a casa. Vi ricordo sempre che poi Twitch la prende male. Sa, proviamo un attimino ad andare alla Sylph, signori. Sylph Company. Con questa musica che sa molto di multinazionale. Non c'è più nessuno. Il Team Rocket ha fatto piazza pulita. Ci proviamo. Salviamo. E... non lo so, avrà il Pokémon di tipo volante. In realtà non lo so. Ragazzi, mi avete detto che è un vero parto sto coso. Ok, sia 54, alla faccia. Non vi dico cosa. U-turn. Metterà un Pokémon terra 100 su 100. No, dai, forse no. O sì, è Electivire. Ma come? Oh mio Dio. No, seriamente, no, ma è infattibile, ma non gli ho fatto niente. Cioè, in confronto Giovanni era Gennaro Bullo, dannazione. Cioè, Giovanni era Gennaro Bullo, ragazzi miei, eh. Non gli ho fatto niente, non l'ho toccato. Bene. Cioè, qual è realisticamente il più forte che potrebbe servirmi tra questi? Una bella domanda. Prendiamolo, riceviamo Beldum. La forma shiny era troppo comunque, la forma shiny, l'avevi preso tranquillamente shiny, però 200.000 da nazione, cioè sono tanti, eh. Allora, vediamo un po' con che natura me l'ha consegnato. Al 30, signori, che al 5, oddio. Vediamo, timid. Proviamo brave, dai.
Bravo Brave. Sa, possiamo dopare ancora un po' i nostri Pokémon? In senso buono, mi dissocio. Qua non parliamo di cose illegali, assolutamente no. È tutta cosa alla luce del sole. Tutte cose limpide, assolutamente. Ma fatemi controllare le piante. Ragazzi, le piante, ci dicono che nelle piante ci sono gli Ultra Ball. Ragazzi, penso, alzo le mani, penso sia vinta. Penso, perché abbiamo il Pokémon giusto per Darmanitan come Blastoise, appunto. Allora, l'importante però è reggere bene fra il Blitz, perché sto Darmanitan è illegale. Olle! Dai, non puoi. Perfetto, il più grande 0,25 mancato della storia. A casa, incredibile. Che fortuna, pensavo di non reggerlo, sinceramente. Guarda, un intruso, ed eccoli qua. È proprio quel momento, il momento in cui... Non diciamolo, perché siamo su un canale protetto, comunque sia. Orario protetto. I due puntini, ragazzi, i due tenenti del Team Rocket, che è proprio... Guarda, le mani proprio, le mani mi prudono. È una mega. Alla mega. E forse non è neanche l'unico, avete capito che bello che è? Perfetto, mega Mewile, riflesso. Ma guarda, scommetto che non lo butto neanche giù, scommetto. Già. E ti butto un cavolo, ti butto, anche perché mi fa una mossa di bofoletto. Io vado al baretto. Ragazzi, ci va bene che ha tipo drago, tra poco le avrai. Niente, tra poco... Tre Pokémon, ma come... Oddio, mi serve una mossa che colpisca tutti. Dovremmo averla vinta, in teoria. Rimane Ondum, sì. Prima linea è morto con Giga Assorbimento. Olle. Eccolo qua, Rocket, ci incontriamo ancora. Uno scontro tra due persone identiche. Oh, meno male. È difficile. Anche perché aveva ancora Nidoking, Rhyperior. Io come li batto questi? 5.000 punti esperienza. Vabbè, me li godo tutti questi punti esperienza. Ippodome, niente. Non volevo fare Meteor Smash, ho sbagliato. Vabbè, non importa, tanto ho perso. Drago Acqua? No, ti prego, no. Non è vero. Drago Acqua? L'hai detto, eh? Lo potrei mettere così temporaneamente. Anche la mossa ghiaccio per Garchomp. Bellissimo, eh? Vediamo un po' se la mia tattica incredibile, pazzesca, ha effetto. Dai, fammi terremoto, uomo. Fammi terremoto, tranquillo. Ragazzi, ce l'ho in pugno, Giovanni, ce l'ho in pugno. Ma che succede oggi? Cosa è successo? Ho sbloccato l'ultra istinto, praticamente. Signori, di cosa stiamo parlando? No, non è ancora andato KO? Signori, di cosa stiamo parlando? Che ve l'ho fatta first try? Eh? Di cosa stiamo parlando? Signori, dai. Che è? La segretaria? Il presidente ha dimenticato di darti questo. Sa che gli allenatori ne possiedono già, ma... Toma. Ovviamente il mega cerchio. Meteor Smash, magari mi busto. Vediamo se lo shottiamo sto scappato di casa di Indri, che vorrei proprio buttarlo giù. Oh. Già si ragiona di più. Olè, boost. Attenzione signori, 2-0. 2-0, si porta avanti. Ok, vediamo di fare fuori sto Maro, che non l'ho fatto fuori. Bene, mi colpisce pure lui. Mi ha dato una grossa mano. Buono, buon danno. Buon danno, ma ovviamente ho difesa se riesco a reggere 0,25. Ok, ci stiamo quasi, eh. Ovviamente adesso Gengar nulla può. Siamo 2 contro 2, quindi mi avete detto che è pure con Keldur, mi avete detto? Ecco, infatti, con Keldur. Non siamo così lontani comunque da un'ipotetica vittoria, eh. Critical hit, non so se è sufficiente o no. Boh, va bene, 2 contro 1, attenzione. Ragazzi, attenzione, non gufate, che forse, battiamo Sabrina, colpettino Gengar, un colpettino piccolo, uno di vita, proprio uno, ma no, Master Ball no, uomo, dai, lo catturiamo adesso, no ragazzi, è un tormento, no, c'è pure il Mega Ring lui, no ragazzi, è un tormento. Me lo becco ad ogni città questo tizio, no, Metagross. Vabbè, almeno parto col Pokémon giusto. Non mi sono curato. Sì, che mi sono curato. No. Ma che è? Ma si fa esplodere subito? Mi dissocio. Facciamo sto Meteor Smash. Ok. È il festival del miss. Ovviamente ora peggio io. Ma mi sembra giusto. Ok, Pure critical hit. E poi mi dite che c'è bullismo su Brendan. Mi dissocio comunque. Questa qua è la sua mega, signori. Questa qua è la sua mega. Devo dare
la mega pietra qualcuno. Non ho messo la mega pietra perché non pensavo ci fosse Brendan. Vediamo se abbocca. Legit. Ci servirebbe anche... Ha fallito? Oh! Olè! Ha fallito, signori! La fortuna è arrivata! Meltan? Con quale... Oh, gli tiro una... Cos'è? Gli tiro il clickbait? Gli tiro il clickbait, signori. Clickbait. Super efficace. Oh, bene! Bene, 2.0! Meltan! Bene! Vabbè, per il momento mi accontento. Servirà di allenamento, perché io questo Koga qua non me la racconta giusta, eh. Non me la racconta giusta, sto coso. Come si chiama? Kirk? Avevo letto Kirby. Va bene. Il maestro Koga viene dalla lunga dinastia di ninja. Anch'io, sai, sapessi che da che dinastia vengo io. Eccolo qua, Koga, bellissimo sprite, niente da di... Io veramente, qua ci vuole il sound alert del circo, perché veramente... Ma che cosa ci azzecca questo? Ma cosa ci azzecca questo coso qui? Critical hit. Ok. Vedi che se gioco bene... No, raga, Greninja no. Raga, Greninja no, però. No, che è? Ash. Ash. Vabbè, raga, abbiamo Ash. Non normale Greninja. Che team ha? Ragazzi, è pazzo questo. Sì. Proprio lui, signori. Proprio lui. Niente, raga. Niente. Come avete visto quindi dal video, abbiamo affrontato delle battaglie veramente incredibili, folli. Ho difficoltà che si alza sempre di più e oggi alle 17 cercheremo finalmente di battere Koga con un team un po' modificato. Quindi vi aspetto, ora alle 17, supportate il video con un mi piace e un commento, è importante ragazzi, ci conto. Per oggi quindi possiamo dire che dal buon Rocket è tutto, quindi Reclute vi auguro un buon pomeriggio, una buona giornata e ovviamente, come sempre, bye bye!